C'è tutta la comunità dell'Altopiano stretta alla famiglia di Luigi Rossato, il medico di 72 anni morto nell'esplosione della sua villetta in via Ecca Gallio lo scorso 1 ottobre. Sul sagrato, in un pomeriggio di pioggia sotto un cielo grigio, a vegliare da lontano i vigili del fuoco che in quel tragico pomeriggio hanno tentato di tutto per salvarlo. All'interno la famiglia che lo piange con i figli Luca e Michele, accanto alla mamma Sonia che così saluta il marito. Caro Luigi, sei sempre stato un punto di riferimento per la nostra famiglia. Sei stato un marito fedele e amorevole, un padre attento e premuroso e mai invadente. La tua morte improvvisa e drammatica ci ha sconvolto e lasciato un grande vuoto. Presenti i comuni di Gallio e Asiago, in chiesa prima della celebrazione del rito funebre, il ricordo di un uomo buono che si è sempre speso in prima persona per la comunità e per l'altopiano. Durante l'omelia, il parroco di Gallio, Don Federico Zago, interpreta il pensiero di molti. Sono molte e difficili le domande che salgono anche dal nostro cuore davanti alla bara di Luigi. Domande riguardo alla dinamica dell'incidente che lo ha ucciso, alle sue cause, se possono essere determinate, alle responsabilità dirette o indirette, se esistono. Ma sentiamo con chiarezza che se una risposta esauriente a tutte queste domande fosse data, sfiorirebbe solo il mistero che ci sta davanti, non ci soddisferebbe del tutto. Per rispetto della volontà della famiglia, giornalisti e operatori restano sul sagrato, semplici fiori bianchi ricoprono la bara di legno chiaro di Luigi Rossato, che resterà nella chiesa per tutta la notte.